Bashar al-Assad torna davanti alle telecamere. Nel giorno della festa per l'anniversario della nascita di Maometto, il presidente siriano è stato ripreso dalla TV di Stato mentre in una moschea di Damasco partecipava alla preghiera. Nello stesso momento a Mosca il suo alleato Vladimir Putin ribadiva la contrarietà a un intervento straniero nel paese, intervento che a suo dire potrebbe destabilizzare tutto il Medio Oriente. Il conflitto in Siria va avanti da circa 2 anni. La rivolta in Libia, assieme all'incontrollata fuoriuscita di armi, ha contribuito al deterioramento della situazione in Mali. Le tragiche conseguenze di questi fatti hanno portato a un attentato terroristico in Algeria che ha ucciso dei civili, tra i quali molti stranieri. L'esercito di Damasco intanto per il 5º giorno consecutivo è tornato a bombardare la città nevralgica di Homs e il numero delle vittime in tutto il paese cresce. Questo giovedì, secondo i comitati degli attivisti antiregime, almeno 55 persone avrebbero perso la vita. Secondo le Nazioni Unite sarebbero almeno 60.000 i morti dal marzo 2011, data d'inizio della guerra civile.